Siamo al cartodromo Dino Ferrari di Fermo, dove tra poco prenderà il via il primo trofeo giovanile monturanese, una gara ciclistica per giovanissimi organizzata dalla SDC Monturanese del presidentissimo Blandino Trottianesi. È la prima gara nel fermano a carattere giovanile che va in scena quest'anno, considerando quello che è successo con il Covid-19. Ed è dunque la SDC Monturanese, la stessa società che organizza la Monturano Gold Race, a proporre questo bellissimo spettacolo. Questa gara è valida anche per il primo trofeo giovanile Nicolai Assicurazioni, primo trofeo giovanile Comune di Fermo, primo trofeo giovanile Comune di Monteurano, primo trofeo giovanile Tranceria Andrenacci Giacomo, primo Memorial giovanile Ippolito Matricardi e primo trofeo giovanile Hotel Horizon. Si gareggia sulla distanza di 850 metri con naturalmente i giri che verranno assegnati in base alle categorie. È una primizia assoluta nel territorio fermano che vedrà il via circa 130 atleti provenienti non solo dalle Marche ma anche dal vicino Abruzzo e anche da altre regioni. Segno evidente che c'è voglia di pedalare tra i più giovani e di rendersi importanti in questa categoria, che quest'anno ha avuto uno stop improvviso a causa Covid-19. Sono state organizzate nelle Marche qualche gara, questa è una di quelle, ma soprattutto la prima nel fermano, voluta espressamente dal presidentissimo Blandino Trottianesi, da suo nipote Andrea Strada, dalla Federazione Ciclistica Italiana Comitato Regionale e anche dalla CONI. Ricordiamo che questa gara ha l'alto patrocinio anche del Comune di Fermo e del Comune di Monteurano, e sono presenti proprio per rappresentare i due comuni l'assessore allo sport del comune di Monteurano Massimo Brasili e quello del comune di Fermo Alberto Maria Scarfini. Si testa il tracciato di gara, dicevamo 850 metri, la giornata è calda seppur ventosa e tra poco andremo a vivere le emozioni che solo i più giovani riescono a darci in questo tipo di competizioni. I primi a scendere in pista saranno i più piccoli, ovvero sia la categoria G1, che sarà impegnata su due giri della distanza, poi via via tutte le altre categorie che andranno a caratterizzare questa manifestazione. Ecco l'inquadratura per Blandino Trottianesi, il sempreverde Blandino Trottianesi, che oggi ha voluto portare qui a Fermo presso il cartodromo Dino Ferrari questa bellissima manifestazione. Avete visto anche il presidente regionale Lino Setti, che non manca mai agli appuntamenti che propone Blandino Trottianesi, il presidente della SDC Monturanese. Abbiamo anche inquadrato Andrea Strada, il nipote e braccio destro proprio di Blandino Trottianesi. Oramai tutto pronto dopo la riunione tecnica, questa è la prova rapporti per quanto riguarda la categoria G1, che tra poco scenderà in pista per quella che è la partenza. E andiamoci a gustare naturalmente lo spettacolo dei più piccoli, due giri del tracciato abbiamo detto per la categoria G1, che prende il via in questo momento. Si parte dunque con la categoria G1, due giri del tracciato, 1700 metri da percorrere. Subito in testa vediamo le maglie del team Cingolani, quella di Federico Bracci, poi via via tutti gli altri. Si parte dunque di buona lena in questo avvio di gara, vediamo lo spettacolo diciamo dei più piccoli. Eccolo inquadrato il portacolori del team Cingolani, Federico Bracci, inseguito da Lorenzo Carlini della Potenza Rinascita e poi via via da tutti gli altri. È davvero bello vedere in pista, in strada e soprattutto in bici questi giovani atleti che si danno battaglia. Siamo al suono della campana, situazioni che cambiano in testa, vediamo, c'è un corridore che perde intanto la forza del pedale, era Lorenzo Carlini della Potenza Rinascita e nel frattempo si è portato al comando davanti a Federico Bracci e a Pietro Asca. Buona anche la prova a livello femminile di Alice Pierangelini del team Studio Moda, che sta correndo davvero una bellissima gara. Ci avviciniamo all'epilogo per quanto riguarda la gara numero 1, quella riservata alla categoria G1. Siamo all'arrivo dunque con lo sprint che va a premiare Lorenzo Carlini della Potenza Rinascita davanti a Federico Bracci, team Cingolani, poi arriva Pietro Asca del pedale Chiaravallese, quarto posto e prima tra le donne per Alice Pierangelini, la ragazzina del team Studio Moda, poi arriva Sami Dami, Leonardo Cambise, Dario Rossetti, Nicolò Pezzoli, Giorgio Barberini, Dylan Bramucci e poi chiude la classifica nei primi 10 David Clemente. È arrivata anche Francesca Medori al secondo posto nella categoria G1 alla femminile. Tra poco si parte con la categoria G2 per quanto riguarda la
questa manifestazione. Saranno 5 giri da percorrere per quanto riguarda la categoria C2, sono 20 gli atleti che tra poco prenderanno il via. Vediamo inquadrato con il numero 2 Filippo Strada, il pronipote di Blandino Trottianesi, pronta ad abbassare la bandierina a scacchi Massimo Brasili, l'assessore allo sport del comune di Monte Urano, che dà il via a questi 5 giri per quanto riguarda la categoria G2. Vediamo all'interno proprio Filippo Strada, il portacolori del team Studio Moda, poi via via tutti gli altri. Giriamo con il team Studio Moda a fare la datura e proprio con Filippo Strada. Intanto c'è una caduta, peccato, finisce a terra un portacolori del gruppo ciclistico Osimo Stazione. Siamo al primo passaggio con Filippo Strada al comando, tallonato dal suo compagno di squadra, c'è un Leonardo Polini del team Studio Moda, poi le maglie del GS Rapagnanese e tutte le altre che vanno a caratterizzare questa seconda gara riservata alla categoria G2, con Filippo Strada al comando. E siamo al secondo passaggio, ancora Filippo Strada nelle prime posizioni. Vediamo il secondo passaggio di Filippo Strada, che è sempre al comando, c'è Gianluca Catalani del team Cingolani alle sue spalle. Vediamo se Filippo Strada riuscirà con una gara di testa a portare a termine nella prima posizione questa gara. Vediamo anche le maglie del pedale rosso blu Picenum, quelle della Potenza Rinascita, poi arrivano anche le altre che vanno a caratterizzare questa gara. Eccolo Filippo Strada che rilancia, ma alle sue spalle sta arrivando molto forte Gianluca Catalani, il portacolori del team Cingolani. I due al termine del terzo giro sono al comando. Catalani ha ripreso Filippo Strada, mentre dietro vediamo Nicola Foglietta, amici della BC Junior, poi Daniele Abate, Leonardo Polini che transita in questo momento. Questa è la coppia al comando formata da Filippo Strada e dal dorsale 134 Gianluca Catalani. Siamo al suono della campana, la situazione è ancora molto fluida sia per quanto riguarda quella che potrebbe essere la vittoria finale sia per i piazzamenti alle spalle dei due vincitori. Vediamo che però Catalani rompe gli indugi e se ne va. Filippo Strada non riesce a tenere la sua ruota, se ne va il portacolori del team Cingolani. Gianluca Catalani che va a vincere, eccolo qui Gianluca Catalani davanti a Filippo Strada del team Studio Moda. Vittoria dunque per Gianluca Catalani, terzo posto in volata per Nicola Foglietta, amici della BC Junior, davanti a Daniele Abate del pedale Chiaravallese. Ora arriva Leonardo Pochi, arrivano anche gli altri, questo è il portacolori del team Studio Moda Leonardo Paolini, e poi via via tutti coloro che hanno preso parte a questa manifestazione. In campo femminile, vittoria per Gaia Pochi della Rapagnanese davanti a Gaia Cameli del pedale rosso blu Picenum, terzo posto per Isabel Buldorini della Potenza Rinascita, quarto posto per Ivana Di Clemente della pedale sulmonese, quinto posto per Mia Dazzani del gruppo ciclistico Osimo Stazione. Ora tocca alla categoria G3 prendere il via, 7 saranno i giri che vanno a caratterizzare questo tipo di manifestazione. Anche qui sono 20 i concorrenti che stanno per prendere il via, 20 dunque a prendere il via, si parte, 7 giri da percorrere per quanto riguarda la categoria G3 davanti alle maglie della Hoppy Bike in questo avvio di gara. Siamo alla terza prova, la terza gara delle 6 in programma qui al cartodromo Dino Ferrari di Fermo per quanto riguarda questa giornata dedicata al ciclismo giovanile organizzata dalla SDC Monturanese, il primo trofeo giovanile monturanese con il gruppo compatto, possiamo dire al passaggio, con la maglia quella di Matteo Manna nelle prime posizioni del team Cingolani. Si allunga il gruppo sotto la spinta di Matteo Manna, vediamo che qualcuno perde anche le ruote inevitabilmente in questo avvio. C'è grande soddisfazione dunque per aver organizzato questa gara, intanto Manna continua ad andare in testa, vediamo anche le maglie dell'Alma Juventus Fano con Simone Ringhini, Riccardo Agostini e poi via via tutti gli altri. E la gara è molto molto interessante e fluida, dicevamo 7 giri da percorrere per quanto riguarda la categoria G3, siamo al terzo passaggio, si è formato un drappello di 2, 4, 6, 8 corridori alla comando, sono in 8 alla comando in questo momento, provano a rilanciare l'azione i ragazzi dell'Alma Juventus Fano, ben controllati però nell'occasione da Matteo Manna. Quinto passaggio, non cambiano le posizioni al vertice della gara riservata alla categoria G3, mancano 2 giri al termine, sempre le posizioni rimangono quelle, gli 8 uomini alla comando, anzi gli 8 ragazzi alla comando che stanno giocandosi le possibilità di vittoria conclusiva.
si rilancia l'azione, ancora in testa al gruppo, siamo al suono della campana, tutto ancora in ballo, tutto ancora in ballo, c'è qualche tentativo di scatto, vediamo le maglie dell'Alma Juventus Fano, poi quella del team Cingolani, quella della Potenza Rinascita, pedale Tiaravallese, insomma ci sono tutte nelle prime posizioni e vediamo che ha preso il comando adesso Matteo Manna, il portacolori del team Cingolani, ha rotto gli indugi e si è portato al comando, siamo all'arrivo con la volata lunga lanciata da Matteo Manna, vediamo se ce la fa su Simone Ringhini, ed è Matteo Manna del team Cingolani davanti a Simone Ringhini, terzo posto per Riccardo Agostini Alma Juventus Fano, quarto per Riccardo Barbini pedale Tiaravallese, poi arrivano Riccardo Mazzocchetti Frecce Azzurre, arrivano i portacolori della Hoppy Bike Davide Senigalliesi e Niccolò Tulli, poi adesso dovrebbero arrivare anche Andrea Manoni, Federico De Angelis, Francesco Clemente Inerio. Tra le donne successo per Viola Minnoni della Hoppy Bike davanti a Giorgia Marchitiello per quanto riguarda la categoria G3, che ha portato a conclusione e a termine anche la sua gara. Tra poco toccherà la categoria G4, sempre l'inquadratura è per Blandino Trottianesi, 10 i giri da percorrere in questa occasione per quanto riguarda i più grandicelli. 10 giri abbiamo detto da percorrere, dunque una partita ancora tutta da giocare anche in questa situazione. E vediamo che sono tutti pronti alla partenza, anche qui sono un bel numero, 22 corridori al via. Partono in questo istante i 22 al via, vediamo cosa succede, vediamo subito davanti le maglie del team Studio Moda Monteurano con Riccardo Pierangelini, Gianmario Conti e gli altri di questa squadra, troviamo anche Riccardo Properzi per il team Studio Moda. Gruppo allungato subito fin dall'avvio, gruppo allungato, siamo al primo passaggio, controllano i ragazzi del team Studio Moda. Gruppo compatto in questo momento, nulla da segnalare dopo il primo passaggio. Qui siamo al quarto passaggio, il gruppo rimane sempre compatto, almeno nelle prime posizioni, qualcuno prova a rilanciare l'azione, sono gli uomini dell'Alma Juventus Fano, ma per il momento nessuno prende l'iniziativa. Molto attento il team Studio Moda, soprattutto con il tandem formato da Riccardo Pierangelini e Gianmario Conti, con Riccardo Properzi pronto ad inserirsi. Siamo a 4 giri dal termine, c'è un tentativo d'attacco, lo propone Samuele Matteini della Biringhello SD. Prova a uscire dal gruppo subito Riccardo Pierangelini per andarlo a riprendere. Vediamo cosa succede in questo frangente di gara. Sempre alla comando Samuele Matteini, ma sta arrivando da dietro molto molto forte Riccardo Pierangelini, il portacolori del team Studio Moda. Siamo a 2 giri dal termine, al comando sono in 2 Matteini e Pierangelini, dietro ad inseguire vediamo tutte le altre maglie che compongono i 22 che si sono presentati al via, con un attento, molto attento Gianmario Conti, attento anche a Riccardo Properzi per il team Studio Moda. Ancora al comando Matteini e Pierangelini, il tandem che per il momento ha fatto la differenza, questo è il gruppo che insegue, hanno un buon margine rispetto al gruppo, i due probabilmente si giocheranno la vittoria da soli. Infatti al suono della campana attacco di Riccardo Pierangelini, il corridore del team Studio Moda lascia la compagnia di Matteini e se ne va, questo è il gruppo molto molto indietro, Pierangelini ha rotto gli indugi, dunque ha rotto gli indugi Riccardo Pierangelini e va a vincere la categoria G4 Riccardo Pierangelini del team Studio Moda. Alle sue spalle spunta adesso la sagoma di Samuele Matteini, cicli Biringhello, vediamo chi arriverà al terzo posto in questa categoria con un ottimo finale. Gianmario Conti, sempre del team Studio Moda, accoglie la terza posizione davanti ad Eric Saladini nel pedale rosso-blu Piceno, poi arrivano Kevin Piccioli, Carrara Taranta, Raffaele Carrara Taranta, Riccardo Properzi, Leonardo Grimaldi, Gianmarco Lucarelli, Alessandro Senesi. Tra le donne il successo per Letizia Esposto Giovanelli dell'Alma Juventus Fano davanti a Noemi Ferrusi del pedale sulmonese. Proseguiamo ancora, stavolta tocca alla categoria G5. G5, 14 giri, siamo alla penultima prova in programma per quanto riguarda questa splendida manifestazione riservata ai più giovani. Sono in 20 a prendere il via, partiti in questo istante, 14 giri qui al cartodromo Dino Ferrari di Fermo. Questo primo trofeo giovanile monturanese, primo trofeo giovanile Nicolai Assicurazioni,
primo trofeo giovanile comune di Fermo, primo trofeo giovanile comune di Monteurano, primo trofeo giovanile Tranceria Andrenacci Giacomo, primo memorial Giovanni Polito Matricardi e primo trofeo giovanile Hotel Horizon, il tutto organizzato dalla SDC Monturanese. Provano ad andarsene in due in questo avvio di gara riservata alla categoria G5, nulla da fare, vediamo che il gruppo è pronto a rientrare anche se molto allungato e qualche pezzo naturalmente viene perso dalla testa del gruppo. Rimangono adesso due al comando, attenzione, sono Tommaso Cingolani del team Cingolani ed Edoardo Fiorini del pedale Chiaravallese. Dietro ad inseguire sono in molti, ma i due sembrano fare sul serio. Fanno sul serio i due al comando in questo momento della gara, transita adesso Victor Micheloni, siamo a 7 giri dal termine, sempre con Tommaso Cingolani ed Edoardo Fiorini davanti, dietro ad inseguire vediamo Nicolò Arena del pedale Sulmonese che precede, però gli altri più immediati inseguitori. A 5 dal termine comanda Tommaso Cingolani, alla sua ruota Edoardo Fiorini del pedale Chiaravallese, questo è ancora Nicolò Arena, pedale Sulmonese, poi più immediati inseguitori di Arena. La gara si è sfilacciata sotto la spinta di Cingolani e di Fiorini, siamo a 3 giri dal termine dei 14 in programma con il tandem ancora al comando, dietro rimane isolato ad inseguire Nicolò Arena del pedale Sulmonese e poi via via tutti gli altri, eccoli i due al comando, ora è Edoardo Fiorini a fare l'andatura nei confronti di Tommaso Cingolani, suona la campana, in questo istante suona la campana, attenzione, ultimo giro per quanto riguarda la categoria G5, la penultima categoria di questa manifestazione, penultimo giro dunque per ormai per tutti, anche per quelli che stanno inseguendo la coppia alla comando, eccola inquadrata, Fiorini adesso a fare l'andatura, Cingolani alla sua ruota, scatto di Cingolani sull'ultima curva e all'arrivo ed è Tommaso Cingolani che va a vincere davanti ad Edoardo Fiorini del pedale Chiaravallese, terzo posto per Nicolò Arena del pedale Sulmonese, eccolo che arriva Nicolò Arena che si è fatto una gara in pratica da solo, poi la quarta piazza è per Emanuele Morganti pedale Rosso Blu Picerum davanti a Filippo Cingolani team Cingolani, poi Youssef Dani Alma Juventus Fano, Alessio Belfiori pedale Chiaravallese, arriva adesso Victor Micheloni della Potenza Rinascita che precede Jacopo Pio Ferrusi e Filippo Cocci Villa Sant'Antonio, tra le donne vittoria per Vivian Micheloni della Potenza Rinascita davanti a Giulia Giacobbi della Potenza Rinascita. Adesso siamo all'ultima gara, quella che interessa la categoria G6. Categoria G6, saranno 18 i giri da percorrere, gara che chiude questo primo trofeo giovanile monturanese. Al via sono in 23, arriva il saluto alle nostre telecamere, eccoli pronti alla partenza, 23 corridori al via, 18 giri da percorrere. Si parte con la voglia anche qui di fare bene, vedremo quello che succederà. Siamo al terzo passaggio con il gruppo compatto, per il momento nessuno ha preso l'iniziativa, gruppo compatto in questo avvio per quanto riguarda la categoria G6, abbiamo visto le maglie della ciclistica Recanati nelle prime posizioni, siamo al quarto passaggio, non cambia la situazione, il gruppo dei migliori è sempre insieme, si gira in questo istante, nessuno al momento vuole prendere l'iniziativa, siamo a 10 giri dalla fine, quindi ottavo giro, si muove qualcosa in testa alla corsa, qualche sollecitazione arriva, qualcuno perde le ruote inevitabilmente, a 8 giri dal termine se ne va Mirko Sgherri dell'Alma Juventus Fano, dovrebbe essere lui, vediamo un po' che guadagna qualche metro rispetto ai più immediati inseguitori, c'era stato anche un tentativo di Matteo Magnoni sempre dell'Alma Juventus Fano che poi però è caduto, ha avuto un problema e vedremo cosa succederà in questo finale davvero molto interessante, siamo a 6 giri dal termine con Mirko Sgherri che è saldamente al comando, il portacolori dell'Alma Juventus Fano, dietro ormai si lotta solo per la seconda posizione e ci si controlla, abbiamo visto Alessandro Battistoni, poi Alessandro Baldelli e via via tutti gli altri che si controllano, ogni tanto si scatta, siamo a 2 giri dal termine per una inarrivabile Mirko Sgherri, Alma Juventus Fano, eccolo ancora sui pedali, va
a doppiare qualcuno. Ci avviciniamo oramai all'arrivo anche della categoria G6. Abbiamo visto adesso al passaggio il più immediato inseguitore, che è Alessandro Baldelli, il suo compagno di squadra dell'anno Juventus Fano, poi Alessandro Battistoni della ciclistica Recanati e poi via via tutti gli altri. Ci avviciniamo dunque a quella che è la conclusione anche per quanto riguarda l'ultima categoria in programma quest'oggi qui al primo trofeo giovanile monturanese. Intanto Mirko Sgherri è al suono della campana, ultimo giro per lui, ultimo giro per Mirko Sgherri. Arriva anche Alessandro Baldelli al suono della campana, compagno di squadra, poi questo è il gruppo degli inseguitori. Oramai situazione che si è consolidata in questo finale per quanto riguarda la categoria G6. Siamo oramai proprio al termine di questa manifestazione. Eccolo qui Mirko Sgherri, Alma Juventus Fano, che è solitario a vincere nella categoria G6. Primo dunque Mirko Sgherri, secondo posto per il compagno di squadra Alessandro Baldelli, Alma Juventus Fano. Attendiamo la terza piazza, eccolo che arriva Alessandro Battistoni, ciclistica Recanati, poi via via tutti gli altri. Tra le donne successo per Elisa Corradetti, pedale rosso blu Picenum, davanti ad Eva Zandri della Potenza Rinascita, Rebecca Fiscarelli della Mountain Bike Porto Sant'Elpidio e Angela Laperuta della ciclistica Recanati. Andiamo adesso a sentire il parere degli organizzatori e degli ospiti presenti. Sì, una bellissima manifestazione, Brandino in questo è una garanzia di serietà, perché tutta questa esperienza che ha accumulato nei 60 e oltre anni di ciclismo ci dà proprio questa garanzia di riuscita. È una bella manifestazione, viene dopo un lungo periodo di stop, è un modo come particolare per ricominciare e tornare un po' alla normalità, se così si può dire, e farlo proprio partendo dai giovani è una bella iniziativa. È la prima manifestazione che si torna a correre per quanto riguarda i giovanissimi nel Fermano, e Blandino Trottianesi è stato sempre molto attento ai più giovani. Sicuramente gliene diamo atto, e per questo come amministrazione siamo vicini in questa esperienza, supportandolo con quello che possiamo. Massimo Romanelli, vicepresidente della Federazione Ciclistica Italiana, comitato regionale. Si è chiuso questo primo trofeo giovanile qui a Fermo, qui al cartodromo Ferrari, organizzato dalla SDC monturanese di Blandino Trottianesi. Un bello spettacolo, per una primizia assoluta per i più giovani nel nostro territorio. Sì, un bello spettacolo, poi particolarmente in questo luogo che è dedicato ai motori, diciamo, quindi è anche un'occasione per dimostrare che il ciclismo deve anche saper sfruttare degli impianti belli come questo, che si possono adattare per gare giovanissimi, soprattutto in questo periodo di difficoltà in cui è necessario trovare spazi ben delimitabili, in cui le precauzioni necessarie per organizzare le gare in questo periodo sono indispensabili. Io faccio complimenti alla società organizzatrice, Blandino Trocchianesi, a Andrea Strada e a tutto il loro staff, perché hanno dimostrato coraggio, competenza e soprattutto grande passione per il ciclismo, perché in questo periodo solo questo può spingere degli organizzatori bravi e competenti come loro a far correre oggi i ragazzini in questo modo, per cui li ringrazio veramente. Questo anno così difficile, dove non si è corsa la Monturano Gold Race in occasione dei festeggiamenti di San Michele Arcangelo, la società, la SDC monturanese, si è voluta rimettere subito in gioco verso i più piccoli. Dicevamo, per la Fermo, per la nostra provincia, questa è una primizia assoluta a livello giovanile ed è importante che i ragazzini tornino a correre prima della scuola. Sì, come dicevo, una società abituata alle categorie internazionali, a corse importanti, non ha voluto perdere l'opportunità di mettersi a servizio del ciclismo giovanile organizzando questa gara, laddove le gare internazionali, gare più importanti, avevano problematiche che in questo momento non erano supportabili. Sono certo che torneranno ad organizzare alla grande come sempre anche questi grandi eventi, ma per noi oggi il grande evento è questo, perché è uno dei modi
per ripartire. In regione siamo già ripartiti, seppur nelle difficoltà, ma le nostre società stanno garantendo davvero una grande disponibilità e un grande coraggio, e noi cerchiamo di esserle vicino come comitato regionale a supportare i loro sforzi. Assessore allo sport del Comune di Fermo, Alberto Maria Scarfini, si è concluso da poco questo primo trofeo giovanile per quanto riguarda il ciclismo giovanissimi, organizzato dalla SDC Monturanese del presidente Blandino Trottianesi. Davvero una bella partecipazione, quasi 130 giovani ciclisti per quella che è stata la primizia in assoluto nel Fermano per quanto riguarda i giovanissimi qui al cartodromo Ferrari di Fermo. Insomma, siamo tornati dopo il Covid e speriamo di poterne fare ancora tante di queste manifestazioni. Una grande soddisfazione, perché se pensiamo al momento che stiamo vivendo, vedere che nella provincia di Fermo, a Fermo, si continua a fare sport, si ricomincia a fare sport in sicurezza, nel rispetto delle regole, nel rispetto dei protocolli anti-Covid che le singole federazioni vanno ad indicare per i singoli sport, è una grande soddisfazione, e deve far ringraziare le amministrazioni comunali, quella di Fermo e quella di Monturano, e gli organizzatori che con tanta dedizione e sacrificio portano avanti lo sport, e ancora più importante quando lo portano per i piccoli in uno sport come il ciclismo, e fanno venire a Fermo anche da fuori regione famiglie e ragazzi a fare una bellissima attività sportiva. Dicevamo, siamo tornati, non era facile il momento che abbiamo vissuto, per oggi vedere questi giovani ragazzi in sella e vedere il loro entusiasmo lo hanno trasmesso sicuramente anche agli organizzatori e a voi che avete creduto in questo tipo di manifestazioni. Certamente l'entusiasmo dei giovani è trascinante e ci fa credere nel lavoro che facciamo, nello stare vicino agli organizzatori, nel continuare a promuovere eventi, perché promuovendo gli eventi promuoviamo i valori dello sport, lo stiamo facendo da tanto tempo, da 5 anni, e penso che abbiamo in questo modo dato un input per la città di Fermo, nella città di Fermo, per il futuro, e speriamo che sia veramente un bel segnale. Siamo con il presidente della SDC Monturanese, Blandino Trottianesi. Si è conclusa questa prima edizione della gara qui al cartodromo Dino Ferrari di Fermo, dedicata al ciclismo giovanile. Quest'anno non hai potuto mettere in atto per il Covid-19 la tua creatura, ovvero sia la Monturano Gold Race, però hai avuto la prontezza e il riflesso giusto di metterti a disposizione dei più giovani in questa primizia per il territorio di Fermo, ed è stato molto importante e bello vederli correre. Beh, purtroppo questo virus che è venuto fuori nel mondo ci ha bloccato a tutti. Adesso gli ultimi tempi ci è venuta in mente questa manifestazione per i giovani, perché Monturano non era mai stata fatta, con l'appoggio del Comune che mi ha confermato che sarà presente, e sono presenti anche alla premiazione. Ringrazio anche gli altri sponsor, perché questa non è una manifestazione facile, questa è una manifestazione molto importante. Abbiamo avuto le società da Milano, da Torino, da tutte le parti d'Italia. Io ringrazio a tutti gli sponsor, anche il Comune di Fermo che è voluto essere presente, e ringrazio a tutti gli spettatori che sono stati presenti, che è stata una cosa bellissima. Ti sei divertito? Io mi sono divertito tanto, perché una manifestazione così giovanile qua al territorio nostro non era stata mai fatta. Parlavi prima, e ti sentivamo con l'assessore allo sport del Comune di Monturano, è una manifestazione da rifare, se il prossimo anno andrà tutto bene si potrebbe fare a Monturano nella zona industriale, questa è la tua idea? La mia idea era quella di farla nella zona industriale, però in queste leggi che ha messo questa federazione, se continua questo passo l'anno prossimo gioco che ci viene loro a farla, io non voglio saperne niente. Un'ultimissima cosa flash, presidente, se tutto andrà bene ci conferma che la Monturano Gold Race tornerà a Monturano, la gara per dilettanti elite under 23 nazionale tornerà a Monturano in occasione delle festività di San Michele Arcangelo? La gara di Monturano, quella già sta in calendario, già ho pure pagato in federazione, e
già tutte le squadre che hanno due mesi prima erano piene, sono tutte rimaste ferme, a qualsiasi ora la faccio questa gara sono presenti. Tutte le migliori squadre europee volevano partecipare a Mondurano, perché noi a Mondurano abbiamo un ciclismo, io lo ricordo da 65 anni che sono nel comune. Ricordo i vecchi presidenti che diceva la Monduranese la 33esima in Italia.